Buongiorno a tutti, dopo una lunga pausa sono di nuovo qui, una lunga pausa con elezioni in mezzo, ma questa settimana qui a Strasburgo il Parlamento ha fatto la sua prima riunione di questa legislatura. È un po' sempre come il primo giorno a scuola, nuova gente, nuovi colleghi, tanti che non sanno ancora cosa sta succedendo, lavoro per le commissioni, giornate sempre un po' particolari. Però abbiamo fatto anche quello che il nuovo Parlamento deve fare all'inizio della legislatura, quindi votare, eleggere per il nuovo personale, soprattutto il Presidente. Abbiamo adesso un nuovo Presidente, Davide Sassoli, che è ancora un italiano, dopo Antonio Tajani, questa volta del centro-sinistra, persona che conosco molto bene, è stato già vicepresidente negli ultimi anni qui nel nostro Parlamento. Però è stata anche una settimana complicata in quanto, come probabilmente avete letto, il Consiglio ha proposto come Presidente della Commissione e quindi in qualche maniera come Primo Ministro dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen. Il 26 di maggio più di 200 milioni di europei sono andati a votare, hanno votato per partiti, ma hanno votato anche per persone che sono andate nella campagna elettorale, che hanno fatto campagna elettorale, ed è abbastanza, a mio avviso, abbastanza imbarazzante che il Consiglio adesso tiri fuori come persona politico più importante dell'Unione Europea, una persona che non ha fatto neanche campagna elettorale e non è stata la guida di nessun partito che è entrato in questa campagna elettorale. Questo farà discute ancora qui in Parlamento. Il 16 di luglio, quindi tra 2 settimane, dobbiamo votare sulla von der Leyen, e questo sarà un voto complicato non per le competenze di Ursula von der Leyen, ma per il procedimento e per come il Consiglio si è comportato. Comunque non è sicuramente una grande prova di democrazia che il Consiglio qui ha dimostrato. Beh, nel frattempo c'è tempo per discutere. Ursula von der Leyen era qui già ieri e quindi vediamo un po' come risolvere questo impasse democratico. Bene, sono ancora qui, sarà di nuovo con voi tra 2 settimane quando saremo di nuovo qui a Strasburgo. Buongiorno a tutti.